Eccoci nuovamente in diretta dagli studi di Tele4 per questa terza parte di Sveglia a Trieste, che come sapete chiamiamo Sveglia in musica. E ci ha raggiunto il nostro nuovo ospite che si chiama Fabio Doller e anche lui fa Buongiorno a tutti. l'infermiere nel reparto, nel servizio di dialisi, Sì, giusto? Ecco, che si divide fra maggiore e catenaria. esatto, sia maggiore che catinara, poi a seconda di dove ti chiamano che hanno bisogno, Certo, si va certo. da una parte o dall'altra. La dialisi purtroppo è quel servizio dove chi soffre di particolari patologie, particolari renali, no? Sì, Se non ricordo esatto. male, deve sottoporsi con una frequenza molto, addirittura quasi quotidiana, Tre volte no? per 3 volte per settimana settimana, circa. a una sorta. La dialisi come funziona? Viene attaccata una macchina che praticamente ti Il pulisce il sangue, sangue, sì, no? Quindi, esatto. ed è una, come dire, una pratica medica molto non invasiva, ma comunque Una molto terapia continua. che così destabilizza un Sì, po', esatto, no? sì, sicuro, Ci sono sicuramente. molti. Spendiamo 2 parole prima sulla professione, poi Sì, arriviamo agli aspetti come hobbistici per i sicuro. quali sei qui con noi stamattina. Sì, ho fatto sono infermiere di dialisi, appunto, lavoro da quasi 10 anni in questo reparto. Ho cominciato lì perché mi piaceva, facendo il tirocinio, ho visto che mi piaceva l'argomento, mi piaceva la tematica, e quindi ho cominciato a lavorare là già nel 2008. È una pratica, diciamo, è difficile il rapporto con i pazienti, però io per fortuna, essendo una persona abbastanza loquace, riesco ad avere un buon rapporto con i miei pazienti. Sono pazienti cronici, quelli che sono il maggiore, per cui li conosciamo da tanto tempo. E poi abbiamo invece i pazienti acuti che invece si rivolgono agli ospedali di Catinara, ovviamente perché c'è il pronto soccorso e quindi c'è la possibilità di avere una cura, diciamo, più immediata, no? Mi trovo bene, appunto sono già 10 anni che lavoro in questo reparto. Il rapporto con i pazienti, perché prima si parlava Sì. con Paoletti appunto della figura dell'infermiere come anche un amico del paziente, voi avendo queste persone che appunto per loro sfortuna vengono 3 volte alla settimana e quindi li rivedete, si crea anche un rapporto personale, Sì, immagino. Quindi, sicuramente, perché poi ce ne sono tanti, per cui sì, si crea sicuramente un rapporto più profondo, ecco, di fiducia anche, certo. per forza. Questo quindi è un'attività così che magari anche un po' incide anche sulla tua così psicologia personale, perché vedi persone che appunto sono condannate, fra Tra virgolette, virgolette, sì. ad appoggiarsi a un macchinario per continuare ad avere un sangue efficiente, un sangue pulito Sì, e quindi continuare a vivere. sì. E quindi magari hai deciso o hai così scelto, è stata la tua passione fin da bambino, se ce lo racconterai, di dedicare le tue ore libere alla musica. La Sì, musica come sfogo, come liberazione, sicuramente, sì. Poi la musica non ti lascia mai solo. No, certo, tu sai che suoni uno strumento, sei No, cantante? io sono chitarrista, io sono il Chitarrista. chitarrista, secondo chitarrista del nostro gruppo, Si il chiama? Rock Rescue 811, Rock Rescue appositamente perché vogliamo salvare il rock, no, italiano, e 811 perché ovviamente l'incontrario Certo. del 118, no, l'inverso del 118. Ok. E tutti quanti i componenti della band lavorano in ambito ospedaliero. E quindi abbiamo deciso questo nome. Infatti poi abbiamo fatto anche una canzone, diciamo, che descrive proprio il nostro lavoro, no? Certo, Ovviamente in maniera, quasi di sì, divertente, di divertente, scherzosa, per ecco. quanto divertente Bisogna sarebbe. drammatizzare un Certo, certo. E po', no? mi pare, abbiamo un video di questa Abbiamo un canzone? video invece del Sole e la Luna, che è il nostro primo singolo. Ah, perché È voi tutto siete. autoprodotto, tutto Quindi. fatto da noi, sia l'album che uscirà fra poco, sia il video che è stato autoprodotto completamente da Completamente noi. autofinanziato, Autofinanziato, autoprodotto, eccetera. Da autoprodotto. quanti anni esiste la vostra Allora, la formazione? nostra formazione esiste dal 2011 con dei componenti diversi. All'inizio poi se ne sono andati e altri due componenti, quindi Ramon Carmeli e Lorenzo Ciuccia, sono entrati nella band e io sono arrivato per ultimo. Suoniamo insieme dal 2012 con questa formazione stabile.
Speriamo di andare avanti. Certo, beh, Trieste comunque va detto che, pur essendo fra rete piccola come città, sì, e con una componente giovanile ancora ristretta rispetto alla media dell'età della popolazione, c'ha un sacco di band. Io ieri sera ero a sentire i Zona Industriale, che sono anche un altro gruppo di ragazzi e ragazze, sono seriamente, suonano molto bene, come suonate senz'altro bene voi, ma i Big Rip, che sono, è un'altra band che è anche nata in ambito ospedaliero, so che di essa fanno parte medici e infermieri del pronto soccorso di Catinara, sì, e dei reparti di medicina d'urgenza, quindi della struttura, diciamo, di primo accoglimento di... La musica accomuna tutti, certo, accomuna tutti. Abbiamo fatto anche poco tempo fa, due settimane fa, tre, proprio un concerto per fare una donazione ai bambini del bullo, per la fibrosi cistica, si chiamava Respiro Rock. È stato un successone, tra cui tre di queste band erano sempre a livello ospedaliero, ma noi lasciati sul posto. E ringrazio a proposito anche tutte le altre band che hanno partecipato, certo, a questa... Beh, questo è molto importante, molto significativo, cioè diciamo che l'esperienza quotidiana dell'assistenza nei vari reparti, ai vari livelli che esistono nei nostri ospedali, si tramuta anche in poi promuovere iniziative benefiche sfruttando la vostra, sì, passione, cioè la musica. Sì. Sicuro. Dicevate quindi, un CD, sì, autoprodotto. Un CD autoprodotto, dovrebbe uscire 10 canzoni, 10 brani, e dovrebbe uscire a breve. E che tipo di musica fate? Facciamo rock italiano. Rock italiano. Abbiamo la musica è varia, ci sono, diciamo, più canzoni più lente e poi più, certo, quindi, diciamo, cantate più incalzante. Anche in italiano? Sì, quindi, sì, tutto in italiano. Ci sono alcune band che autoproducono brani, ma chissà perché spesso, pur essendo triestine italiane, vogliono cantare in inglese. Tutto italiano. Questo, sì, è anche positivo, così almeno uno che non sa bene l'inglese capisce, sì, cosa, esatto, e coglie magari anche le sfumature, le battute. Esatto. 10 canzoni, avete fatto anche un video, vi esibite normalmente di solito? Sì, allora, c'è in programma, nel calderone c'è tanta roba. Allora, abbiamo in programma un concerto acustico, e poi abbiamo in programma la promozione del CD con un concerto, probabilmente a 45 giri, ex.g, sulle rive. Sì, certo, via Economo. Sì, che anzi voi siete... invitati se volete venire. Grazie. Non potremmo fare pubblicità, ma insomma, glielo concediamo, visto che stiamo parlando della sua band, dove andrà a cantare. No. Magari raccontaci anche di qualche altro locale, così almeno pareggiamo il conto, che non pensino che andiamo a promuovere soltanto uno spazio sui tantissimi che a Trieste accolgono band per fare musica la sera. Giusto. Poi abbiamo anche il Mr. Crowley, che è in via Paduina, certo. Sì. E poi pensiamo di riuscire ad andare in giro anche per tutta la regione, certo, magari Gorizia, Pordenone, dobbiamo vedere. Costa momento. Molto produrre un CD. Un album? Sì. Ma sì, però insomma in 5 persone si divide i costi. Insomma. Certo, quindi alla fine il peso per le tasche di ciascuno non è così no, pesante. Non è, però la soddisfazione è enorme. Chiaro. Sicuramente. Chiaro. Sicuramente. Dicevi che i tuoi colleghi, sia professionali che di band, appunto lavorano anch'essi nella struttura ospedaliera. Sì. Come sono distribuiti? Beh, tre lavorano gli altri tre lavorano sulle ambulanze e fanno il trasporto dei nostri pazienti di dialisi, certo, e più altre cose, certo, e anche urgenze e altro. Uno solo non lavora, diciamo, nella sanità. Però è sempre al servizio del cittadino, perché lui lavora con i computer, lavora le Allianz, quindi sempre al servizio del cittadino. Certo, certo. Trasporto di dializzati, io mi ricordo, così, in gioventù ho fatto un periodo di volontario alla Sogit e fra i miei vari incarichi c'era, sì, appunto quello di portare delle persone a fare la dialisi ogni mattina o con la frequenza che ciascuno aveva. Proprio al maggiore, perché la struttura, sì, è sempre quella, hanno entrato, sì, da via Stuparic, ci sono ovvie slatte per già là sotto. Sì, adesso il reparto di dialisi si è spostato e si è rinnovato da un paio di anni. Ah, ho capito. E c'è il reparto tutto nuovo, comunque l'entrata è sempre via Stuparic. Certo. Ma ecco, l'accompagnamento viene svolto sempre dalle strutture di volontariato private o viene coinvolta anche l'azienda direttamente con i suoi mezzi attraverso il 118? E qualcuno attraverso il 118, un po' misto, dipende anche dal tipo di paziente. Chiaro, se ha bisogno se poi più
bisogno di particolari, esatto, durante il trasporto, se invece è autonomo, esatto. E quindi, bene, allora io direi potremmo vedere subito il video con questa tua canzone che hai detto che si intitola Il Sole e la Luna. Il Sole e la Luna, così inquadriamo bene il tipo di musica che questi ragazzi propongono. Quindi guardiamo questo video e torniamo in diretta fra qualche minuto. Eccoci, complimenti, siamo nuovamente in diretta, proprio rockettari vecchia maniera. Vecchia maniera, sì, anni 80. Anni 80, capelli lunghi, non tutti, 3 su 5, però insomma dava l'impressione di una band appunto degli anni trascorsi. Senti, testi, musiche composti da voi, c'è qualcuno in particolare che si dedica o è un lavoro collegiale? Diciamo? Allora, il lavoro è collegiale, e comunque i testi li scrive il cantante, che è veramente bravo per scrivere i testi, perché li scrive a getto, per cui è il suo. No? E noi invece i musicisti scrivono la musica, e proviamo tutti insieme, e varie, diciamo, anche soluzioni, sperimentiamo
qualcosa in più, qualcosa in meno, poi le idee vengono insieme, magari da un riff, da una battuta, da qualcosa, certo. E poi nasce la canzone. Vi ispirate a qualche gruppo particolare degli anni magari? Tutti abbiamo, diciamo, delle fonti differenti. Diciamo il batterista, il primo chitarrista, Ramon e Lorenzo hanno più, diciamo, un'impronta progressiva degli anni 70, fino agli ultimi gruppi che sono, c'è un revival di questo tipo di musica. Io sono più il classico rockettaro degli anni 80. È musica che non morirà mai, e il mio bassista, il nostro bassista Gabriele Petarin è un classico, diciamo, dei gruppi più pesanti, black metal, death metal, roba forte, e invece il nostro cantante si ispira molto a Ligabue, di Tfiba, soprattutto a Piero Pelù, il suo idolo, io non so, certo. Per cui... stiamo sentendo in sottofondo un altro vostro brano. Che cos'è questo? È il nostro album, l'ultima canzone, Anima, si chiama, e parla di un amore lontano. E questa è la produzione del nostro cantante, per cui... Quindi, porta anche esperienze forse personali sì, nello scrivere, perché di solito molti cantanti bene o male si ispirano anche a vicende di vita vissuta proprie, sì. O di persone che hanno conosciuto, che hanno vicino. Come conciliate la produzione musicale, le prove, la preparazione per i concerti, per le esibizioni, con l'attività professionale? È dura, perché il nostro lavoro è molto impegnativo, quindi ci assorbe proprio tutta la giornata. E beh, proviamo il più possibile. E alle volte è dura, perché magari, non so, uno è reperibile la sera, noi facciamo le prove, diciamo, alla sera. È dura, quindi proviamo il più possibile e tentando di conciliare il nostro lavoro. Anche perché in ospedale avete anche turni diversi. Eh sì, abbiamo turni notturni, turni diversi, reperibilità, magari si finisce un po' più tardi. Per cui bisogna. Proviamo, è impegnativo. Una passione che comporta un sacrificio, ma essendo appunto una passione, il sacrificio non lo senti. Sì, esatto. È impegnativo. È un piacere, diciamo, sì. È una soddisfazione. E poi dare le sue soddisfazioni, perché poi suonare davanti al pubblico, soprattutto quando un pubblico è numeroso, e c'è una soddisfazione enorme, certo. Veramente enorme. E abbiamo avuto un paio di concerti, diciamo, con un pubblico numeroso, e è stato bellissimo. È stato bellissimo. Il sogno di una vita, insomma. Sì, certo, gratificante. Certo. Senti, dal punto di vista così logistico, ma anche economico, so che spesso per le band è uno dei problemi più grossi è trovare un posto dove andare a provare, specialmente poi se devi provare di sera, di notte, quando appunto più o meno, salvo appunto impegni di reperibilità, sì, o di attività notturna, sì. Ti trovi per comporre, per provare, eccetera. Dove vi trovate? A casa di qualcuno è difficile? No, abbiamo una piccola sala prove dove che proviamo, e abbiamo, diciamo, c'è il tempo per fare una prova alla settimana, tante volte proviamo anche due se siamo in vista di un concerto, quindi proviamo più assiduamente. Sì, il posto è abbastanza insonorizzato, per cui ovviamente non si può fare fino a tardi, no? Certo. Si fa, insomma, fino non più tardi delle 11. Certo. Ecco. Prima dicevi che il gruppo è nato nel 2011, però sì. Avete già avuto degli avvicendamenti nei membri, negli elementi che compongono la, sì, prima, la band. Prima perché c'erano... cosa succede? Manca l'affiatamento? Ci sono diversità di vedute sul tipo di musica da fare, su cosa comporta? Beh, sicuramente sì, questo è quello che succede. Magari anche obiettivi diversi, ognuno va da una parte all'altra. Noi per fortuna abbiamo questo obiettivo per il momento comune, e tutti quanti vanno nello stesso obiettivo, nella stessa direzione. Siamo abbastanza affiatati, quello sicuramente. Ovviamente 5 rocker sono difficili da mettere insieme. Anche noi abbiamo le nostre diatribe, però il prodotto si vede, insomma, certo. La musica, le canzoni si vedono. Insomma. L'idea di fondare il gruppo a chi è venuta? Era un'idea di Alex Zocco, il nostro cantante, Gabriele Petarin, il nostro bassista, che appunto nel 2011 si sono messi insieme, hanno cominciato come duo. Sì, come duo, poi sono arrivati altri due, Enrico Mignati e Luca Claric, e loro infatti si sono spostati per
problemi diversi, io non li conosco. E poi siamo arrivati i componenti attuali. Attuali, certo. 4 su 5 quindi ospedalieri, pescate sempre comunque nell'ambito sanitario per trovare eventuali collaborazioni, eccetera, o questo è soltanto no. Per trovarvi all'inizio, ma adesso siete aperti comunque a... Ma finalmente adesso siamo aperti a tutti, insomma, a tutti. Sì. A prescindere se uno faccia il vigile urbano piuttosto che... A tutti. L'impiegato, eccetera, basta che suoni bene. Sì, che suoni bene, esatto, per cui non c'è limite sulla professione. Quindi questo è il primo CD, 10 canzoni, tutte autoprodotte, verrà distribuito con un'etichetta... Allora, per il momento verrà distribuito da noi. E diciamo che è stato un lavoro molto duro, perché la burocrazia italiana è stata pesante, logicamente per Bolini, SIAE, pratiche e tutto il resto. E anche la produzione nostra è stata, diciamo, essendo autoprodotta, è stata laboriosa, e quindi molti sacrifici, però ascoltando poi il risultato è gratifica. Certo. Visto che ormai tutti, credo, usiamo gli smartphone, gli iPod, gli iPad, insomma, vari strumenti che Apple, e non solo Apple, ci hanno messo a disposizione per avere la musica sempre con noi. I brani sono eventualmente scaricabili, con un costo? Allora, al momento, di per certo, scaricabile il Sole e la Luna, il nostro primo singolo. Sì. Gratuitamente o con un contributo? Gratuitamente, al momento gratuitamente. E su, appunto, Reverbration, se non sbaglio, il sito dove si può trovare questo. E poi comunque noi abbiamo la possibilità, si può vedere su Facebook il nostro sito, dove ci sono tutte le informazioni, appunto, per concerti, per canzoni nuove e altre informazioni. E abbiamo anche un piccolo merchandising, ci sono delle magliette fatte da noi, certo, sempre. Certo. E poi il CD, appunto, verrà distribuito da noi per il momento. Poi vedremo più in là, vediamo come... Beh, chiaro, se ci si evolve, no? La musica è sempre in evoluzione, anche chi la produce, la compone, si evolve con essa. Vostre esperienze precedenti, venite da altri gruppi o vi siete trovati... Io ho cominciato a suonare da piccolo, proprio piccolo, avevo 13 anni. Ringrazio il mio papà che mi ha aiutato. E ho suonato in un altro gruppo che si chiamava The Ledas Band. Facevamo, eravamo il gruppo della scuola e avevamo fatto un paio di concerti. Poi però purtroppo per impegni scolastici e personali ho continuato a suonare, ma non più in un gruppo. E adesso ho la possibilità, diciamo, più tempo, sono più libero e riesco a dedicarmi. So che l'altro chitarrista, Ramon, ha suonato con molti altri gruppi, e il nostro batterista suona tuttora con altri gruppi, Final Fantasy, uno dei tanti profeti del nulla, è molto bravo, penso la persona che suona da più tempo in assoluto da noi. Quindi c'è, come dire, una sorta di competizione fra gruppi per accaparrarsi il batterista piuttosto che un altro musicista di altri strumenti, o, diciamo, ci si presta volentieri senza competizione? Cioè, oggi suono con voi, domani suono con gli altri, però sono sempre, come dire, la seconda, equidistante. Sì. No, si prova sempre, diciamo, no, non credo che ci sia delle competizioni, insomma. Anche io ho avuto un altro gruppo, diciamo, in concomitanza con questo si tenta ovviamente di tentare di riuscire a far tutto, insomma. Poi magari qualcosa salta, insomma, questo è normale, la vita è questa. Certo, non sono gelosie comunque. No. Oggi sei con loro. Da parte mia no, almeno, dopo non so gli altri, ma da parte mia è sicuro. Parliamo per noi stessi, ovviamente. Senti, per seguire le vostre attività, un sito internet? Sì, abbiamo il nostro sito. Ricordiamo l'indirizzo. Il nostro sito internet su www.facebook.rockrescue811. E lì si trovano tutte le informazioni su concerti, su nuovo merchandising, sul CD. E abbiamo anche un canale ufficiale su YouTube, e su Twitter abbiamo anche
Su YouTube abbiamo il video, il nostro canale ufficiale, poi ci sono anche, diciamo, degli altri video, diciamo, più satirici con noi, che facciamo le preparazioni del video, il making of e tutto quanto. E appunto ci sono ancora le magliette disponibili che voglio Immagino comprare. che la mia taglia non ci sia, ma Ma questo. insomma, basta, altri siti non abbiamo, se non sbaglio. Certo, beh, insomma, Facebook, Twitter, YouTube Sì, mi pare già una presenza beh, abbastanza forte, abbastanza insomma, forte, cioè anche, sul quindi panorama. se uno vuole seguirvi e essere aggiornato anche su quelli che possono essere i prossimi appuntamenti dove venire a sentirvi dal vivo in tempo reale può avere Accessibilità. l'informazione, eccetera. Bene, Sicuramente. siamo a un minuto dalle 9:30, siamo in chiusura, quindi ringraziamo Fabio Grazie Doller, infermiere e tanto. musicista. Prima parlavamo dei clown medici, possiamo parlare Infermieri dei musicisti. musicisti infermieri. Chissà che in futuro magari non possiate esibirvi anche in qualche reparto ospedaliero Bisogna chiedere a Poletti. per chiedere un po' letti. Vabbè, la prima occasione che torna qui da noi farò questa Presente. domanda. Grazie per essere stato con noi, Grazie complimenti per le tanto. attività, in bocca al Grazie. lupo. Grazie. Grazie a voi telespettatori per averci seguito da stamattina alle 7. Vi lascio ai programmi di Tele4 e vi auguro una buona giornata, un buon sabato e per domani una buona domenica. Grazie e arrivederci.